Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Salve, sono l'avatar di Richard Gere. Adesso iscriviti e attiva la campanella per non perdere i nostri video. Il nuovo spot di Pomeriggio 5, condotto da Mirta Merlino, ha suscitato molte critiche sui social. Alcuni utenti hanno lamentato la mancanza di originalità, mentre altri hanno criticato la battuta della conduttrice, scusate ma non era un settimanale. La battuta è stata interpretata come una provocazione nei confronti di Barbara D'Urso, che ha condotto Pomeriggio 5 per molti anni. La D'Urso, infatti, ha lasciato il programma per passare alla Vita in diretta, in onda sulla Rai. Questo video ti è piaciuto? Clicca sul pulsante mi piace e vieni alla premiere del video e chatta per sapere cosa ne pensi. Le critiche rivolte al nuovo spot di Pomeriggio 5 sono indicative del fatto che il pubblico è ancora legato alla vecchia versione del programma. La D'Urso, infatti, è una conduttrice molto popolare e il suo programma era seguito da milioni di telespettatori. Mirta Merlino è una conduttrice molto apprezzata, ma è difficile dire se riuscirà a conquistare il pubblico di Pomeriggio 5. Il programma è molto competitivo e la concorrenza della Rai è molto forte. Solo il tempo dirà se Mirta Merlino riuscirà a far rivivere Pomeriggio 5. Tuttavia, è chiaro che il pubblico è ancora legato alla vecchia versione del programma e sarà difficile per la nuova conduttrice sostituire Barbara D'Urso. La tua opinione per noi conta. Vota nel sondaggio sulla community per aiutarci a migliorare il canale. In attesa di vedere come andrà il nuovo Pomeriggio 5, possiamo riflettere sul fatto che la televisione è un mezzo molto potente che può influenzare le nostre vite. I programmi televisivi possono farci ridere, piangere, pensare e anche cambiare idea. È importante, quindi, scegliere con attenzione i programmi che guardiamo e dare spazio a quelli che ci fanno stare bene. Il mondo della televisione è un mondo complesso e affascinante, che offre intrattenimento, informazione e cultura a milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, il mondo della televisione è anche un mondo in cui il gossip gioca un ruolo importante. Ultime notizie. Salve, sono l'avatar di Richard Gere. Amici è un programma televisivo italiano di successo che va in onda da più di 20 anni. Il programma ha lanciato le carriere di molti artisti famosi, come Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Francesco Renga. Iscriviti e attiva la campanella per non perdere i nostri video. La nuova edizione di Amici partirà il 17 settembre 2023 e porterà con sé molte novità. Tra queste, ci sono i nuovi professori di canto e ballo. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini saranno confermati come insegnanti di canto, mentre Alessandra Celentano ed Emanuello saranno confermati come insegnanti di ballo. Raimondo Todaro e Arisa, invece, non dovrebbero essere presenti nella nuova edizione. Questo video ti ha reso la giornata migliore. Lascia un like e condividilo con un amico che potrebbe rendere la giornata migliore a qualcun altro. Per quanto riguarda i sostituti di Todaro e Arisa, sono stati fatti tre nomi molto importanti: Elena D'Amario, Giuseppe Gioffre ed Emma Marrone. Elena D'Amario è un'ex allieva di Amici che ha vinto la quinta edizione del programma. È una ballerina professionista del programma da molti anni e ha una grande esperienza. Giuseppe Gioffre è un ballerino che ha vinto la 16ª edizione di Amici. È un ballerino molto talentuoso ed è molto popolare tra i giovani. Emma Marrone è una cantante che ha vinto la 9ª edizione di Amici. È una cantante molto famosa e ha una grande esperienza. La tua opinione per noi conta. Vota nel sondaggio sulla community per aiutarci a migliorare il canale. Non perderti la premiere e le chat dal vivo dei nostri video.
Amici 23/24, ex allievo torna nel cast, ecco di chi stiamo parlando per la gioia dei fan. Una di queste novità è il ritorno di un ex allievo dello scorso anno, Mezcal. Mezcal, il cui vero nome è Diego Taralletto De Falco, è un ragazzo di quasi 19 anni che ha già dimostrato un grande talento. È entrato nella scuola di Amici durante la fase finale del pomeridiano e non ha avuto modo di farsi notare dagli altri. Il suo professore, Rudy Zerbi, ha sempre creduto nelle sue potenzialità, ma ha preferito eliminarlo in quanto non avrebbe avuto il tempo necessario per prepararlo al meglio. Ora, però, Rudy Zerbi ha deciso di offrire a Mezcal una nuova possibilità. Il ragazzo dovrebbe quindi essere il primo concorrente ufficiale della nuova edizione di Amici. I fan di Mezcal sono molto felici del suo ritorno e sperano che possa avere successo anche in questa nuova edizione del programma. Ultime notizie. Salve, sono l'avatar di Maria De Filippi. Uomini e donne, suoi contenuti sono accessibili gratuitamente in diretta streaming e on demand su Mediaset Play e su Witty TV. La trasmissione in questione, considerata uno dei capisaldi della proposta di Mediaset, è frutto di una mia idea e ha iniziato ad andare in onda nel 1996. Iscriviti e attiva la campanella per non perdere i nostri video. Nicole Santinelli, l'ex tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio in cui ha parlato della sua esperienza nel programma e della sua rottura con Carlo Alberto Mancini. Santinelli ha detto che non tornerebbe mai a Uomini e Donne come tronista, perché è stata un'esperienza molto difficile e stressante. Ha anche detto che non crede che Carlo Alberto Mancini sia stato ingannato da Maria De Filippi, ma che semplicemente non erano compatibili. Questo video ti ha reso la giornata migliore? Lascia un like e condividilo con un amico che potrebbe rendere la giornata migliore a qualcun altro. Santinelli ha raccontato che dopo la rottura con Mancini ha avuto un periodo molto difficile, ma che ora sta meglio e ha ritrovato la serenità. Ha detto che è ancora innamorata di Mancini, ma che non è possibile tornare insieme a lui. Santinelli ha concluso l'intervista dicendo che è pronta a voltare pagina e a iniziare una nuova vita. Ha detto che vuole trovare un uomo che la ami e che la rispetti, e che non vuole più avere a che fare con il mondo dello spettacolo. L'intervista di Nicole Santinelli ha suscitato molto interesse tra i fan di Uomini e Donne. Alcuni hanno criticato la sua decisione di non tornare nel programma, mentre altri l'hanno appoggiata. La tua opinione per noi conta. Vota nel sondaggio sulla community per aiutarci a migliorare il canale. Non perderti la premiere di questo video. Ci saranno sorprese, risate e divertimento. Santinelli è stata una tronista molto popolare, e la sua decisione di non tornare nel programma ha lasciato molti fan delusi. Tuttavia, è importante ricordare che Santinelli è una persona e ha il diritto di prendere le sue decisioni. Ecco alcuni passaggi salienti dell'intervista. 1. Non tornerei mai come tronista, perché è stata un'esperienza troppo impegnativa e stressante. 2. Non sono ancora riuscita a dimenticare Carlo Alberto, ma so che non possiamo stare insieme. 3. La mia esperienza a Uomini e Donne è stata molto importante per me, ma non è tutto nella vita. 4. Sono una ragazza semplice e mi piacerebbe fare un programma che mi rispecchi. 5. L'intervista di Nicole ha suscitato molto interesse tra i fan di Uomini e Donne, che sono curiosi di sapere cosa farà la tronista in futuro. Ciao, a presto! Pubblicità con il cuore. Ultime notizie. Sono l'avatar di Maria De Filippi e ho detto, nel mio piccolo, ho cercato di cambiare i miei programmi ogni anno, di farli evolvere, altrimenti si esauriscono.
Iscriviti e attiva la campanella per non perdere i miei video. Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e Donne, attacca Tina Cipollari, opinionista del programma. Manetti accusa Cipollari di essere maleducata e bulla, e di aver superato il limite nelle scorse edizioni. In particolare, Manetti critica Cipollari per l'episodio in cui ha mangiato la ricotta davanti ad Elio, che è allergico a questo alimento. Manetti sostiene che questo comportamento è stato maleducato e da bulla, e che Cipollari dovrebbe essere mandata via da Uomini e Donne. Questo video ti ha reso la giornata migliore? Lascia un like e condividilo con un amico che potrebbe rendere la giornata migliore a qualcun altro. Tornando all'articolo, Manetti ha anche commentato la sua ex, Gemma Galgani, che secondo indiscrezioni sarebbe vicina a lasciare il programma per sempre. Manetti non crede che questo sarà l'ultimo anno di Gemma a Uomini e Donne, e sostiene che la sua presenza nel programma dipende da altri fattori, come la sua popolarità e la sua dipendenza dai soldi che guadagna dal programma. Le dichiarazioni di Manetti sono state molto apprezzate dai telespettatori di Uomini e Donne, che da tempo si lamentano del comportamento di Tina Cipollari. La tua opinione per noi conta. Vota nel sondaggio sulla community per aiutarci a migliorare il canale. Non perderti la premiere di questo video. Ci saranno sorprese, risate e divertimento. Tornando all'articolo, Cipollari è infatti un'opinionista molto criticata, e spesso viene accusata di essere troppo aggressiva e di mancare di rispetto ai protagonisti del programma. È possibile che le dichiarazioni di Manetti possano portare a un cambiamento nel programma Uomini e Donne. È infatti possibile che Pier Silvio Berlusconi, che è il nuovo direttore di Canale 5, voglia dare un taglio più leggero e meno conflittuale al programma. Se questo dovesse accadere, Tina Cipollari potrebbe essere mandata via da Uomini e Donne. Ciao, a presto! Salve, sono Alfonso Signorini, ho detto. Avremo una nuova opinionista, Cesara Buonamici, che ammette, non è stata una mia scelta fare l'opinionista. E perché? Ogni cosa dipende da come la fai e comunque è la rete stessa che vuole rivedere questo format di successo. Semplificando molto, lo vuole riportare alla freschezza delle origini. Si tratta via via di migliorare un programma di successo, allargando la platea di quelli che lo apprezzano. Al posto di Giulia Salemi nel ruolo di inviata del Grande Fratello nel mondo dei social ci sarà Rebecca Staffelli. Iscriviti e attiva la campanella per non perdere i miei nuovi video. Il Grande Fratello VIP 8 è la nuova edizione del reality show italiano in onda su Canale 5. Le direttive per la trasmissione sono cambiate e arrivano direttamente dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi che, a più riprese, ha espresso il desiderio di orientare il programma verso una rotta che sia meno trash e che possa evitare in ogni caso gli eccessi, tanto criticati dal pubblico durante l'ultima edizione del reality, tra polemiche, scandali ed eliminazioni dell'ultimo minuto. Come già sappiamo, le grandi novità di quest'anno partono direttamente dalla selezione dei concorrenti. Questo video ti ha fatto sorridere? Lascia un like e condividilo con un amico che potrebbe sorridere. L'ottava edizione del GF prevede la partecipazione di concorrenti famosi, che arrivano dal mondo dello spettacolo, a stretto contatto con persone dette NIP, gli sconosciuti, nuovi personaggi pronti a lanciarsi in questa dinamica, lunga, esilarante avventura reality su Canale 5. Oggi arrivano altri rumor riguardo i provini e i nomi che emergono tra i possibili partecipanti, il cast. Parliamo in questo caso di ben 4 attori molto noti in Italia, Ornella Muti, Manuela Arcuri, Filippo Timi e Claudia Gerini. Ancora voci che aumentano per la scelta dei futuri partecipanti del Grande Fratello. Dal momento che il programma sarà segnato da una svolta, gli spettatori si aspettano di vedere una vera e propria scossa anche a partire dalla selezione dei concorrenti di questa nuova edizione. Ogni giorno spuntano nuovi nomi, ipotesi, tra quelle dei protagonisti, sino al cast. Oggi se ne sentono per ciò che riguarda i futuri Geffini, probabilmente degli attori, conosciutissimi personaggi, amati e seguiti in Italia da sempre. La tua opinione conta! Vota nel sondaggio sulla community per aiutarci a migliorare il canale.
Come fonte di questa notizia individuiamo Dagospia, che in una nota rivela i nomi degli attori che potremmo vedere comparire nel programma. Si dice che per il Grande Fratello si stia pensando ad almeno 3 personaggi importanti di livello. Si sognano tipo Ornella Muti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri o dell'attore di culto Filippo Timi. In pratica, si stanno cercando persone famose per la loro professione e non perché professionisti di reality. Inoltre si punta su giornalisti e scrittori che possano portare un po' di cultura nella casa. In particolare, per lungo tempo si è parlato di trattative tra il GF e Manuela Arcuri, ma queste non sono mai andate effettivamente in porto. Per quanto riguarda invece Ornella Muti, avrebbe dovuto prendere parte al programma L'Isola dei Famosi insieme a sua figlia Naike Rivelli, ma anche qui non si è arrivati ad un accordo che fosse soddisfacente per entrambe le parti. Ciao, a presto! Salve, sono l'avatar di Gerry Scotti, ho detto. Io dico, però, che il mercato dei conduttori è come il mercato dei calciatori. È normale che ci siano degli avvicendamenti, dei cambi di casacca. Iscriviti e attiva la campanella per non perdere i miei nuovi video. Un'altra teoria è che Mediaset abbia voluto tagliare i costi, e che il licenziamento di D'Urso fosse una delle misure prese per risparmiare. Qualunque sia la ragione, il licenziamento di D'Urso è un fatto significativo per Mediaset. D'Urso era una conduttrice di punta della rete, e il suo licenziamento potrebbe avere un impatto negativo sui suoi ascolti. Tornando all'articolo oltre la D'Urso, Mediaset ha licenziato anche altri conduttori di spicco, come Alessia Marcuzzi, Teo Mammucari, Belen Rodriguez. Questo video ti ha reso la giornata migliore? Sì! Lascia un like e condividilo con un amico che potrebbe rendere la giornata migliore a qualcun altro. No! Condividilo con una persona che non ami. Ridere fa bene. Questi licenziamenti hanno suscitato molte polemiche, e alcuni hanno accusato Mediaset di essere diventata una rete televisiva troppo commerciale, che punta solo sugli ascolti e non sulla qualità dei programmi. Nel giugno 2023, Mediaset ha annunciato che Mirta Merlino prenderà il posto di Barbara D'Urso alla guida del programma Pomeriggio 5. Merlino è una giornalista e conduttrice televisiva molto nota, e ha già condotto diversi programmi di successo per Rai e Mediaset. Il passaggio di consegne tra D'Urso e Merlino sarà un momento importante per Mediaset. Merlino è una conduttrice molto diversa da D'Urso, e il suo stile potrebbe non essere apprezzato dal pubblico di Pomeriggio 5. Solo il tempo dirà se il licenziamento di D'Urso e la nomina di Merlino saranno una scelta vincente per Mediaset. Il licenziamento di questi conduttori è stato un duro colpo per Mediaset, e ha portato a un cambio di passo importante nella programmazione della rete. Mediaset ha deciso di puntare su nuovi conduttori, più giovani e più in linea con i gusti del pubblico attuale. Questo cambio di passo ha avuto un impatto positivo sugli ascolti di Mediaset, che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante. Tuttavia, il licenziamento di conduttori di punta come Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi ha suscitato molte polemiche. La tua opinione per noi conta. Vota nel sondaggio sulla community per aiutarci a migliorare il canale. Alcuni hanno accusato Mediaset di essere diventata una rete televisiva troppo commerciale, che punta solo sugli ascolti e non sulla qualità dei programmi. Altri hanno sostenuto che il licenziamento di questi conduttori è stato un errore, e che Mediaset ha perso un patrimonio importante. Solo il tempo dirà se il cambio di passo di Mediaset sarà una scelta vincente. Ecco cosa ha detto Barbarella, il sentimento dominante. Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d'accordo nella decisione. Ricordate le chiacchiere sulla D'Urso e Berlusconi? Ecco cosa ha detto: non sono io che sostengo, o ad aver divulgato di non aver mai avuto una storia sentimentale con il presidente Silvio Berlusconi, ma è stato lui che lo ha voluto divulgare in diretta, peraltro davanti a me, tempo fa. È vero, è vero. Anni fa il dottor Silvio Berlusconi mi fece la corte. Termina Barbara. Cosa ci insegna tutto questo? 1.
Il mercato dei conduttori televisivi è in continua evoluzione, e i conduttori devono essere sempre pronti a cambiare casacca per rimanere in voga. 2. Mediaset è una rete televisiva commerciale, e come tale, punta sugli ascolti per garantirsi la sopravvivenza. 3. Il licenziamento di conduttori di punta può essere un duro colpo per una rete televisiva, ma può anche essere un'opportunità per rinnovare la programmazione e attirare un nuovo pubblico. 4. Solo il tempo dirà se il cambio di passo di Mediaset sarà una scelta vincente. Ciao, a presto! Sono l'avatar di Richard Gere, ho detto, non c'è tempo per nient'altro. Così è la vita e nessuno sfugge vivo a questo mondo. Ci è ancora tempo, quindi vivi per piacere. Domani potrebbe non essere più. Iscriviti al mio canale e non rimarrai deluso. Troverai video divertenti, informativi e utili. Il Collegio è un docu-reality italiano in onda su Rai 2 dal 2019. La trasmissione vede protagonisti un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 17 anni che vengono catapultati in un collegio degli anni 60, 70, 80 o 90. I ragazzi devono seguire le regole del collegio, studiare e svolgere attività didattiche e ludiche tipiche dell'epoca. Il docu-reality è stato un successo di pubblico e critica, e ha vinto diversi premi, tra cui il premio Regia Televisiva per la migliore trasmissione di intrattenimento nel 2020. L'ottava edizione del Collegio andrà in onda a partire da domenica 26 settembre 2023. In prima serata su Rai 2 le puntate passeranno da 8 a 6. Il cast è composto da 20 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, che saranno catapultati nel 1968, anno di grandi cambiamenti sociali e culturali in Italia. I ragazzi dovranno affrontare le sfide della vita quotidiana in un collegio degli anni 60, studiare materie come latino, greco, matematica e fisica, e svolgere attività didattiche e ludiche tipiche dell'epoca. Ancora non sappiamo il conduttore e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Questo video ti ha reso la giornata un pochino migliore. Lascia un like e condividilo con un amico che potrebbe rendere la giornata migliore a qualcun altro. Ecco alcune delle novità della nuova stagione. 1. Il collegio si sposta in una nuova location, il Collegio San Francesco di Lodi. 2. Il cast è composto da ragazzi più grandi rispetto alle precedenti edizioni, hanno tra i 14 e i 17 anni. 3. I ragazzi dovranno affrontare le sfide della vita quotidiana in un collegio degli anni 60, un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali in Italia. 4. Il premio per il vincitore sarà una borsa di studio del valore di quasi 14.000 euro, che consisterà in un periodo di formazione di 6 mesi in una scuola superiore negli Stati Uniti d'America. Chi saranno i professori del Collegio 8? Qui di seguito la lista completa. 1. Paolo Bosisio, preside. 2. Andrea Maggi, italiano ed educazione civica. 3. David Wayne Callahan, inglese. 4. Anna Maria Petolicchio, storia e geografia. 5. Maria Rosa Petolicchio, matematica e scienze. Il sondaggio sulla community è importante. Fai la tua parte e vota oggi. Siamo sempre alla ricerca di modi per creare una comunità. Lascia un commento e unisciti a noi. Tornando all'articolo. Non siamo sicuri per 1. Marie-France Baran, francese. 2. Beatrice Fumagalli, supplente storia e geografia. 3. Giovanni Belli, sostituto di matematica e scienze. 4. Guido Airoldi, disegno ed educazione artistica. 5. Alberto Zanetti, canto. 6. Andrea Zilli, dattilografia. 7. Annalisa Bufacchi, laboratorio. 8. I sorveglianti ci saranno nuovamente Lucia Gravante e Matteo Caremoli.
La voce narrante è probabile che sia nuovamente affidata a Nino Frassica. Il Collegio 8 è un programma che promette di appassionare il pubblico di ogni età. I ragazzi del cast saranno chiamati a confrontarsi con le sfide della vita quotidiana in un collegio degli anni 60, un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali in Italia. Il programma sarà un viaggio nel tempo che permetterà ai telespettatori di conoscere meglio la storia del nostro paese e le sue tradizioni. Ciao, a presto! Chi t'ha visto? Salve, sono l'avatar di Amadeus e vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare la campanella per essere sempre aggiornati. La scena musicale italiana è ricca di artisti di grande talento, che rimangono profondamente nel cuore degli italiani. Tra i cantanti più famosi non si può ignorare Adriano Celentano. Forse questo non è solo un cantante, ma una vera e propria icona della musica italiana. Quando pensi al suo nome, vengono subito in mente molti traguardi. Sovversivo, avanguardista, rivoluzionario, Adriano Celentano ha rivoluzionato la musica italiana. Oltre ad essere un cantante, è anche showman, attore, regista e sceneggiatore televisivo. Metti un like al video che ti costa. Adriano ha fatto tutto nella vita nel miglior modo possibile e ha lasciato il segno nel mondo dell'arte italiana. Nato a Milano da una famiglia di immigrati pugliesi, Adriano abbandona presto la scuola per intraprendere la carriera e aiutare la sua famiglia. Ha iniziato come orologiaio, ma in seguito ha scoperto che la musica era la sua vera passione. Una carriera musicale di costante successo iniziata negli anni 60. Ma Celentano ha vissuto una vita appagante anche nella sua vita privata. Il cantante milanese è ancora sposato con l'attrice e cantante Claudia Mori. I due si sposarono nel 1963 ed ebbero tre figli, Rosita, Giacomo e Rosalinda. Negli anni 80 la relazione tra Celentano e Ornella Muti mette a repentaglio il suo matrimonio. Ma non tutti conoscono il dramma che sta vivendo il loro figlio Giacomo. Vai alla community e vota i sondaggi. Adriano Celentano non è solo uno dei cantanti di maggior successo nel panorama musicale italiano, è anche padre di tre figli. Il secondo figlio, Giacomo, era determinato a seguire le orme del padre nella musica, almeno inizialmente. Il giovane, infatti, ha collaborato con Mario Lavezzi a un album di successo intitolato Dentro il Bosco. In seguito incide anche con il padre il brano Vento d'estate. Ma ben presto, il dramma della depressione iniziò a condizionare la sua vita. La malattia ha tenuto il giovane lontano dalla musica. In effetti, Giacomo ha attraversato momenti davvero difficili, ma col tempo è riuscito a tirarsi fuori dal tunnel della depressione. Giacomo, come suo padre, era un uomo molto religioso e la sua fede lo aiutò. Ora è stato rimosso dalla scena del crimine e vive in totale silenzio. Nel 2002 sposa Katia Cristiano, dalla quale ha un figlio. Ciao, a presto! Amore? Sono l'avatar di Maria De Filippi, ho detto che sono molto felice della mia vita e del mio lavoro, e che non cambierei nulla. Ho anche detto che sono molto grata alla mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. L'opinionista Gianni Sperti è stato presente nello studio di Uomini e Donne per molti anni e tornerà anche nel prossimo settembre. Tuttavia, durante i nuovi appuntamenti con il dating show, rischia di vedere fare ritorno in studio una delle coppie che lui ha più amato. Questo perché da qualche giorno si ipotizza una crisi tra due ex protagonisti, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Un like per il video. Mio amico, durante l'ultima edizione di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare il programma insieme. I due hanno poi continuato a frequentarsi fuori dal format e sono tornati in studio più di una volta per parlare del loro amore e della loro serenità. Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, i fan della coppia hanno notato alcuni indizi che fanno temere una crisi.
Infatti, Ida Platano e Alessandro Vicinanza non si vedono insieme da qualche giorno e non si scambiano nemmeno messaggi sui social. Inoltre, Alessandro Vicinanza ha pubblicato di recente una storia ambigua che ha destato preoccupazione nei fan. Vai alla community e vota il sondaggio. Da che parte stai? La spiegazione di questa situazione potrebbe essere molto semplice. Alessandro Vicinanza potrebbe non essere con Ida Platano a causa di alcuni impegni di lavoro. Tuttavia, i due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni di conferma o di smentita. Non resta quindi che attendere gli sviluppi che senza dubbio arriveranno nei prossimi giorni. Conclusione: la situazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è al momento incerta. I fan della coppia sperano che i due riescano a superare questa crisi e a continuare a vivere la loro storia d'amore. Ciao, a presto! Sono l'avatar di Leonardo DiCaprio, il mio amore per Rossi era un'altra cosa. Alessia Marcuzzi rompe il silenzio. Tu chi preferisci, Alessia e Stefano o Belen e Stefano? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Da giorni si parla di una possibile crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La causa della crisi sarebbe Alessia Marcuzzi, che sarebbe stata avvistata con De Martino durante la presentazione dei palinsesti Rai. La Marcuzzi ha però negato le voci, affermando di essere solo amica di De Martino e che non c'è nessun flirt tra loro. La crisi tra De Martino e Rodriguez non è certo una novità. I due si sono già lasciati due volte in passato, ma sono sempre riusciti a tornare insieme. Non è chiaro se questa volta sarà lo stesso, ma i fan della coppia sperano che riescano a superare questo momento difficile. Cosa dobbiamo fare per meritare un tuo like? Ecco una cronologia degli eventi che hanno portato alla crisi tra De Martino e Rodriguez. 1. 12 giugno 2023, Stefano De Martino e Belen Rodriguez partecipano alla presentazione dei palinsesti Rai. 2. 13 giugno 2023, Alessia Marcuzzi pubblica una foto su Instagram in cui si mostra insieme a Stefano De Martino. 3. 14 giugno 2023, i fan di Belen Rodriguez si scatenano sui social, accusando Alessia Marcuzzi di essere la causa della crisi tra De Martino e Rodriguez. 4. 15 giugno 2023, Alessia Marcuzzi cancella il commento su Instagram in cui smentisce le voci di una relazione con Stefano De Martino. 5. 16 giugno 2023, Belen Rodriguez pubblica una foto su Instagram in cui si mostra senza fede nuziale. 6. 17 giugno 2023, Stefano De Martino pubblica una foto su Instagram in cui si mostra senza fede nuziale. Vai alla community e vota il sondaggio: quale coppia ti piace? Non è chiaro se la crisi tra De Martino e Rodriguez sia reale o solo un gossip. Tuttavia, è certo che la coppia sta attraversando un momento difficile. I fan della coppia sperano che riescano a superare questo momento e a tornare insieme più forti di prima. La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è un gossip che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. I fan della coppia sono preoccupati per il futuro dei due, ma sperano che riescano a superare questo momento difficile e a tornare insieme più forti di prima. Ciao, alla prossima! Sono l'avatar di Filippo Bisciglia, ho detto parlando della De Filippi. Dal punto di vista professionale, non c'è partita, io vorrei essere anche solo 1% di ciò che è lei. Anche solo guardandola quando spiega le cose. Per me è la numero uno. Quale coppia preferisci? Ricordati il sondaggio e adesso, qui sotto iscriviti e attiva la campanella. Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno trascorso una bellissima vacanza in Puglia con i figli di Manila, Francesco Pio e Nicolas. La coppia, che si frequenta da circa 2 mesi, è apparsa molto felice e affiatata. I due hanno visitato Alberobello e Monopoli, due delle città più belle della Puglia, e si sono divertiti a fare escursioni, visitare musei e mangiare la cucina locale.
I figli di Manila si sono divertiti molto a giocare con Stefano e hanno subito apprezzato il suo senso dell'umorismo e la sua gentilezza. Cosa dobbiamo fare per ottenere un like da te? Tornando alla nostra coppia in vacanza. Manila e Stefano hanno pubblicato diverse foto della loro vacanza sui social media, e i fan sono rimasti colpiti dalla loro felicità. La coppia ha anche ricevuto molti messaggi di auguri da parte degli amici e dei familiari. Manila Nazzaro è una donna forte e indipendente, che ha saputo superare molte difficoltà nella sua vita. Dopo due matrimoni finiti male, ha finalmente trovato l'amore con Stefano Oradei. I due sembrano molto innamorati e felici insieme, e i loro figli sono felici di avere un nuovo papà. Vai nella community e vota il sondaggio, quale coppia preferisci? Manila Nazzaro e Stefano Oradei o Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Manila e Stefano sono una coppia molto bella e affiatata, e auguriamo loro tutto il meglio per il loro futuro insieme. Ecco alcune informazioni sui nostri amici in vacanza. 1. Manila Nazzaro è una conduttrice televisiva, attrice e modella italiana. È diventata famosa nel 1999 quando ha vinto il concorso di bellezza Miss Italia. 2. Manila Nazzaro nell'estate del 2020 partecipa con il compagno di allora, Lorenzo Amoruso, all'ottava edizione di Temptation Island. 3. Manila Nazzaro nel 2020 nel mese di agosto, insieme a Federico 40 e Laura Forcia, conduce in seconda serata su Rai 2 il programma E la chiamano estate. 4. Stefano Oradei è un ballerino italiano. È noto per aver partecipato al programma televisivo Ballando con le stelle. 5. Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno iniziato a frequentarsi nel 2023. Ciao, alla prossima! Sono l'avatar di Amadeus. Dicono, Amadeus dice sempre che è l'ultimo Sanremo, ma poi cambia idea. Pubblichiamo un'intervista di Albano scioccante. Da che parte stai? Albano o Romina Power? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Le parole del cantante lasciano tutti a bocca aperta. Vuole stare da solo e soprattutto ne sopporta le conseguenze. In una recente intervista, il cantante pugliese Albano ha rilasciato una dichiarazione scioccante sul futuro della sua carriera e sulla sua situazione personale. Albano ha appena compiuto 80 anni e sembra determinato a vivere il resto della sua vita interamente alle sue condizioni. Dopo una lunga carriera e un successo globale, è giunto il momento per lui di spingersi oltre i confini. Quanto duro lavoro per creare un video ci potresti premiare con un like. Grazie a un'intervista pubblicata dall'agenzia Ad Kronos riassume perfettamente i suoi ideali. Ha ancora un forte desiderio di cantare ed esibirsi, ma non senza violare i suoi principi morali. Tuttavia, la decisione potrebbe influenzare il suo rapporto con qualcuno a lui molto vicino che deve ancora parlare della questione. Durante un'intervista, infatti, Albano ha dichiarato di voler tornare al Festival di Sanremo che lo ha sempre perseguitato, scherzando, «Ho acuto Sanremite. Tutti abbiamo i nostri difetti». Poi il cantante ha parlato delle azioni di Amadeus e soprattutto ha apprezzato l'orientamento internazionale. Il 2024 sarà l'ultimo festival per gli organizzatori, ma Albano ritiene che Paolo Bonolis sia la persona giusta per sostituirlo. Vai alla community e vota il sondaggio, da che parte stai? Romina o Albano? Le aspettative per il festival erano così alte che ha già proposto il suo lavoro. Ma è una singola canzone. Se Albano dovesse partecipare al Festival di Sanremo, parteciperebbe da solo, anche se i fan glielo chiedessero. «Sono nato solista e morirò solista», ha dichiarato, non volendolo mai. Torna sul palco con la sua compagna musicale d'altri tempi, l'ex moglie Romina Power. Nonostante la determinazione mostrata da questa decisione, Albano era incerto se sarebbe stato selezionato per il festival, dicendo, «La canzone è decisamente molto bella, ma è passato un anno». Giustificato. Il titolo della canzone deve ancora essere annunciato, ma è stato già suggerito ai giudici di quest'anno. Ciao, alla prossima! Ultime notizie.
sono l'avatar di Amadeus, ho detto. Il festival di Sanremo si farà e vi posso già dire che si farà al Teatro Ariston. Saranno 5 serate e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica. E vi anticipo che nella serata finale darò il nome della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024. E non è ancora iniziato. E tutto bene? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Ecco la news di oggi: Marco Mengoni ha già lasciato il segno nella storia del Festival di Sanremo vincendo per la seconda volta in 10 anni esatti il celebre Festival della Canzone della Città dei Fiori. Il suo singolo Due Vite è già ai vertici di tutte le classifiche in Italia e in Europa e senza dubbio anche le date nel prossimo futuro gli daranno grande piacere. Premia il nostro lavoro con un like. Si tratta del secondo successo per il cantante di Ronciglione, dopo aver vinto nel 2013 a Sanremo con uno dei capolavori, Ressenziale. Ha anche vinto il primo posto nella cover night di venerdì sera con Let It Be dei Beatles, accompagnato dal Kingdom Choir. Altro meritato riconoscimento è stato il premio Bigazzi per la migliore colonna sonora originale. Al momento dell'annuncio finale, il cantante era visibilmente commosso ed emozionato, e le parole non possono esprimere la gioia che traboccava dai suoi occhi e dalla sua voce piangente. Dedico questa vittoria agli artisti partecipanti, ha dichiarato tra le lacrime Mengoni poco dopo aver ricevuto la famosa statuetta del vincitore. Una folla festante, eccitata dalla vittoria di Idol, attendeva il vincitore davanti all'Ariston. Internet sta diventando virale per Marco Mengoni che ricambia un inchino a questa confessione d'amore. Vai alla community e vota il sondaggio. Il volto un tempo familiare di The X Factor ha mostrato ancora una volta grande umiltà e si è letteralmente inginocchiato davanti alla folla esultante. Intanto, in un'intervista davanti al microfono di un noto quotidiano nazionale, il cantante di Ronciglione ha già svelato il suo futuro e come conta di godersi questa grande vittoria nelle prossime settimane. Questo momento di giubilo ha trasmesso grande gioia ed emozione a mia madre Nadia, certo che è mio figlio, ma Marco se lo merita davvero. Ha lavorato tanto per Sanremo. È il nostro orgoglio. Torno alla musica e alla famiglia. Adesso sono anche zio. Due volte vincitore del festival, non vede l'ora di riabbracciare la sua famiglia e il suo paese d'origine mentre preparano una grande festa per dargli il benvenuto. Mengoni ha anche rivelato di essere diventato zio pur non avendo fratelli, il figlio di una cugina strettissima. Ciao, alla prossima! Amore? Sono l'avatar di Alfonso Signorini, ho detto, al GF VIP quest'anno. Ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi, ma chi è questo? I NIP saranno gente comune, come il vicino di casa. Ho fatto il provino ad un NIP, un ciabattino di Arezzo, in una maniera spaziale. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di 1000 follower, ma meno male. Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il VIP. Oggi riparliamo di Antonella e Edoardo. Tu da che parte stai? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Nonostante la loro separazione, Antonella Fiorderisi ed Edoardo Donnamaria sono rimasti fedeli alle promesse professionali fatte ai loro fan, partecipando anche a eventi insieme di tanto in tanto. Fiorderisi ha detto che l'ex coppia si è riunita ieri per un evento all'Agriturismo Pudeci nel Ravennate. Cosa ti costa un piccolo like per premiare questo lavoro? Torniamo ai Donnalisi. Molti sostenitori si sono radunati per Edoardo, e Antonella ha risposto. C'erano foto, giochi divertenti e alcuni presenti che sottolineavano la ritrovata armonia tra i due quando li videro riavvicinarsi. Fino a pochi giorni fa si diceva che ci fosse un senso di tensione a questi eventi, con la stessa Antonella chiaramente assente a causa del clima difficile con l'ex fidanzato. Il fatto che le cose sembrino essere cambiate ha portato alcune persone a considerare di migliorare la loro relazione. A sostegno di queste ipotesi, sui vari social network sono stati condivisi video di Antonella Fiorderisi ed Edoardo Donnamaria che si scambiano sorrisi, parole di ringraziamento, affetto e gesti gentili. Vai nella nostra community e vota il sondaggio, da che parte stai?
Tuttavia, nessuno dei due ha commentato le richieste dei fan, a differenza di altri episodi in cui i fan hanno negato e dichiarato di non averne bisogno. Antonella confessa di sperare ancora in un ritorno, è davvero difficile coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia? Spero di sì. Ecco cosa ha scritto Donna Maria, su Twitter, ha voluto ringraziare i fan, è stato un weekend impegnativo ma importante. Come sapete non parlerò delle mie questioni private, sono qui per ringraziare ognuno di voi. Ringrazio chi è venuto ai vari eventi, ma ringrazio anche chi non è potuto venire e ci ha sostenuto da casa. Senza di voi non saremmo nulla. Ciao, alla prossima. Amici di Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva, sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo neppure. Non sai di cosa sono capace, un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao.